Si sente ah, benissimo, scusate. Dicevamo che sono passati dieci mesi dalla pubblicazione della CNAPI, la Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente... Proponendo un progetto che dispone di sacrificare ben 150 ettari di territorio fertile all'intensa produzione agricola a cemento ed edifici. In questi dieci lunghi mesi, fatti di attesa formale ma ben poco sostanziale in termini di dibattito, ognuno degli enti qui rappresentati ha formalizzato controdeduzioni e relazioni che si sono concretizzate in un no comune da rispedire al mittente. Finalmente abbiamo raggiunto il tempo del nostro turno di intervento come Regione Piemonte al, Semitar al seminario nazionale Sogin, iniziato a settembre, e siamo qui oggi per riaccendere l'attenzione mediatica su un argomento così importante e impattante per il nostro territorio. E lo stiamo facendo, forse per la prima volta, tutti insieme nella stessa sede. Seduti accanto a me ci sono la Presidente del Comitato locale Bosco Libro dal Nucleare, Roberta Tornelli e l'avvocato Alessandro Provera, presidente del Comitato Provinciale Gente del Territorio, che ringrazio di cuore per averci proposto l'idea e eh, collaborato attivamente per realizzarla, per realizzare questo incontro. Ringrazio ovviamente anche gli onorevoli Riccardo Molinari, primo che ricordo essere il fi primo firmatario della mozione discussa e ampiamente approvata alla Camera ad aprile, e i co firmatari Federico Fornaro e Carlo Giacometto i senatori Susi Matricciano e Massimo Vittorio Berutti, per averci pergiato della loro presenza ed essersi occupati di difendere le nostre posizioni nelle sedi nazionali. Durante questo incontro interverranno Gianluca Colletti, sindaco di Castelletto Monferrato, Gianfranco cuttica di Revigliasco, sindaco del nostro capoluogo di provincia, la consigliera provinciale Antonella Cermelli. Salvo problemi tecnici, in videochiamata il Vicepresidente della Regione Fabio Carosso e i consiglieri regionali Mimmo Ravetti e Sean Sacco. E ovviamente anche i sindaci che vorranno intervenire, i sindaci dei territori limitrofi invitati che vorranno intervenire. Bene, e ognuno di noi in questa sede potrà contribuire con il proprio pensiero e spiegare le motivazioni tecniche, giuridiche e sociali che ci hanno portato a schierarci contro le mire di Sogin sul nostro territorio. Noi non possiamo negare la possibilità, la necessità tecnica di questo impianto, ma SOGIN non può ignorare le preoccupazioni dei cittadini e degli enti gestori del territorio coinvolti massimamente, come di fatto è il nostro. Dobbiamo e vogliamo essere più presenti in questa decisione che non deve essere neanche lontanamente percepita come calata dall'alto. Vogliamo essere parte attiva nell'ITER, e aumentare il grado di trasparenza e coinvolgimento. Prendendo in esame i 13 criteri di esclusione, tutti noi abbiamo rilevato l'incompatibilità del territorio alessandrino, come altri territori piemontesi, ad ospitare il deposito nucleare nazionale. Il comune di Bosco, ma come tanti altri nel Piemonte, vanta monumenti di pregio come questo bellissimo complesso che ci sta ospitando, contiguità con centri densamente popolati. Siamo vicinissimi e sempre esposti all'alto fattore di rischio derivante dal polo chimico di Spinetta Marengo e impattati da altre zone industriali minori. Abbiamo già sentito sulla pelle che cosa significa ospitare un sito dell'indotto nucleare per vari decenni. Le recenti alluvioni del 2019 ci hanno poi ricordato che i cambiamenti, i cambiamenti climatici in atto nel globo stanno modificando l'assetto idrogeologico del nostro territorio e ci coinvolgono, a nostro malgrado, in eventi mai accaduti non in, negli anni, ma addirittura nei secoli precedenti. Noi boschesi, nel nostro piccolo, diciamo no grazie, abbiamo già dato e crediamo fermamente nella sinergia creata con i protagonisti di questo incontro per respingere il progetto Sogin. Le motivazioni tecniche del comune di Boscovarengo verranno poi esposte dal Geometra Zuccotti Pio, che se ne è occupato in prima persona. E mentre ora ho il piacere di invitare a intervenire il consigliere capogruppo di minoranza Ugo Cavallera, proprio per manifestare la coesione nell'intento dell'intero Consiglio comunale. Grazie eh, diciamo a tutti i presenti che qualificano questa conferenza stampa, ma in questo caso, visto che ci sono degli appuntamenti importanti eh, come la conferenza nazionale, era giusto fare un ripasso e anche e soprattutto alla presenza di, dei parlamentari che poi sono coloro che hanno lavorato nella sede giusta che è il Parlamento, per dare indirizzi al governo e agli enti nazionali nella direzione che eh, auspichiamo. Io in questa sede ovviamente, eh, oltre a ribadire l'approccio la, unitario, quando la casa brucia dobbiamo prima spegnere l'incendio, poi eventualmente andremo a discutere i dettagli. Ritengo che eh, ci siano tanti punti oscuri che la mozione in eh, parlamentare in qualche modo ha messo in risalto, ma che, eh, di cui penso i parlamentari, ma anche noi eh, cittadini, aspettiamo le risposte. Ecco, questa è, la è una fase molto delicata, è giusto che eh, le istituzioni locali e i comitati che vanno... Anche da parte mia ringraziati, perché eh, senz'altro le istituzioni locali si sono mosse subito quando è stata pubblicata la CNAPI, ma eh, diciamo, la, lo stimolo dei comitati ha dato una marcia in più. Poi c'erano i tempi molto ristretti e quindi bisognava predisporre eh, le documentazioni, a, approfondirle, erano centinaia di pagine e così via. Però ecco qualche dubbio eh, come cittadino ce l'ho perché eh, solo il Piemonte nel nord Italia è presente eh, nel, nel, nella CNAVI. Questa è una risposta che possono dire i tecnici, ah, vatti a leggere i documenti, eh, ha una risposta tecnica. No, abbiate pazienza, c'è anche un, una valutazione politica eh, che avremmo piacere di, di sentire, anche se l'interlocutore ministeriale nel frattempo è, è cambiato rispetto a quello che ha fatto sì che il giorno della Befana venisse pubblicato la, la, la CNAP. Poi eh, ovviamente come eh, cittadino locale eh, non posso dimenticare che noi qui abbiamo già, avuto, eh, abbiamo già dato parecchio al ciclo del nucleare con la presenza da 72-73 della eh, fabbricazione nucleare. Approdata con grande spolvero, con grandi prospettive, mi, mi, anche lì si prevedevano mille dipendenti a regime, no? un'occupazione di area molto vasta. Poi, alla fine è arrivato il referendum sul nucleare dopo Chernobyl eh, hanno tirato i remi in barca. e Lì è diventato addirittura un sito quasi, quasi non dico abbandonato, ma sostanzialmente operativamente dismesso, e con la, la la proposta di trasformarlo in un sito dove si eh, trattavano i rifiuti speciali, pericolosi o, o, tossico, o, o tossico-nocivi, come venivano definiti de, dai precedenti, dalle precedenti classificazioni. La mobilitazione della gente, oltre che delle istituzioni, ha fatto sì che questo progetto non andasse in porto. C'è stata veramente una fase molto calda. Poi è arrivata la SOGIN, no, Con... E i suoi addebiti sotto forma di oneri di sistema in bolletta, no? naturalmente questo progetto eh, a cui faceva riferimento il nostro vice sindaco. Però pensiamoci un attimo, 150 ettari, un chilometro e mezzo per un chilometro, un milione e mezzo di metri quadri, nel, in quella poca terreno agricolo libero tra Novi e, e, e Bosco o tra Bosco Frugarolo, prima di arrivare a Spinetta, dove ci sono altri tipi di pressioni ambientali, eh, lì si cala un qualcosa che prima veniva ricordato: con no, 90, no, 90 edifici, 90 costruzioni in cermento armato, eh, naturalmente anche approfonditi nel, nel terreno. E, e qui noi sappiamo che siamo in una zona, qui sono cose spannometriche, penso. Di, di fare la considerazione che potrebbe fare qualsiasi abitante o qualsiasi contadino che conosce bene il terreno. Noi siamo nel tratto tra le colline del novese dietro Basaluzzo e i vari rii che vanno verso l'orba Bormida, no? ad esempio il rio La Vassina, il mitico sindaco di Alessandria ne sa qualcosa. Eh, il, ri, il rio Marinone il rio Cervino il rio Acquanera ma chi più ne ha più ne metta e, e immagino, questi rii sono già stati eh, diciamo dissestati da, da costruzioni a monte no? milioni di metri quadri dell'outlet no? altre zone industriali tutte impermeabilizzate infrastrutture trasversali che hanno modificato eh, il deflusso delle acque il terzo valico che certamente non sarà neutrale per cui troppa grazia, a un certo punto dobbiamo assolutamente far presente al di là delle stratificazioni del, del terreno sottostante, dell'idoneità, non, non, non idoneità dal punto di vista scientifico, ma anche a vista si vede che eh, è una zona che non è eh, possibile utilizzare. Poi pensiamoci bene, eh, 300 anni se mettono solo... I, i rifiuti, 300 anni di decadimento i rifiuti a bassa, a bassa eh, radioattività, mille anni, c'è cioè, decadimento millenario per quelli ad alta eh, diciamo, eh, radioattività. Chiudo facendo uh, questo, questo ragionamento. Dico, noi in Italia abbiamo eh, poche eh, centrali nucleari in fase di dismissione, a differenza di altri paesi. E quindi questo dovrebbe comportare un ragionamento se vogliamo ragionare in termini europei se si può trovare un, una soluzione diversa. Oltretutto eh, ci si dice ah, nel deposito che dovrebbe essere solo per la bassa radioattività: facciamo una sezione no, temporanea, minimo di 50 anni, dove mettere l'alta eh, radioattività. Eh, ma a chi. Eh, la vogliamo raccontare, ma voi credete, crediamo a un provvisorio di 50 anni? Io ho qualche dubbio. Vabbè, io alla rinfusa ho cercato di toccare tutta una serie di punti. M meglio di me lo fa il documento eh, del, de della mozione. Ringrazio quindi eh, ancora una volta i parlamentari che si sono impegnati e sono sicuro che andranno a fondo chiedendo tutte le risposte e far sì che quello che qui è indicato venga attuato. Se venisse attuato, parlando di pressioni ambientali già in essere, eccetera, la nostra zona dovrebbe essere tra le prime da scartare. Poi vedremo, ecco questo è l'augurio. Grazie. Benissimo. Perfetto. Vabbè. Usiamo quello che questo non mi convince. Abbiate pazienza, ma il microfono wireless ci ha lasciato a piedi. Allora, cedo la parola adesso alla presidente del Comitato Bosco Libero dal Nucleare, Roberta Tornelli. Grazie. Buongiorno e un ringraziamento particolare a tutti i convenuti qui oggi a Bosco Marengo da parte del Comitato Bosco Libero dal Nucleare. Che altro aggiungere, se non ripercorrere insieme, le motivazioni del no al deposito nucleare a Bosco Marengo e in provincia di Alessandria, che sono già state accennate dal nostro vice sindaco Edaugo Cavallera. Un no sostenuto fortemente dai comitati, dalle amministrazioni locali, provinciali e regionali e dalle forze politiche nazionali che anche oggi hanno accolto con puntualità e senso di responsabilità il nostro invito qui a Bosco Marengo. Diciamo no al deposito sui siti AL1 e AL2 di Bosco Marengo perché vogliamo difendere un territorio a vocazione agricola e zootecnica che è storicamente la base della nostra economia locale. A Bosco abbiamo una riserva naturale, la riserva naturale della Garzaia, distante meno di due chilometri dal deposito ipotetico ed annesso suo museo. Un'area di pregio naturalistico riconosciuta ZPS e ZSC, che pare che Sogin non abbia nemmeno preso in considerazione. Intorno a noi sorgono poi Paesi che, con la città di Novi Ligure, prossima anch'essa al deposito, arrivano a una cifra di 240.000 abitanti in un raggio di 20 chilometri. Ciascuna realtà con le proprie caratteristiche particolari, le proprie esigenze, e una città come quella di Novi Ligure forte del suo turismo enogastronomico, delle sue aziende vitivinicole di pregio e della sua storica industria dolciaria. Come già accennato dal vice sindaco, la pressione ambientale sui nostri territori è già molto forte, non solo a Bosco Marengo, ma per l'intera provincia di Alessandria. Quindi i boschesi si chiedono quanto la mozione approvata alla Camera sarà recepita da Sogin e ne determinerà le scelte e le azioni future. Quanto ai beni archeologici del nostro paese, dobbiamo ricordare che nell'area L1 passa la Via Emilia Scauri, un'antica via, via romana vincolata dalla soprintendenza ai beni artistici e storici della provincia, di della provincia di Alessandria e della regione Piemonte. E certamente, tra i nostri beni culturali e artistici più importanti, deve annoverarsi il complesso monumentale di Santa Croce e il suo museo, unico esempio di architettura tardo rinascimentale presente in Piemonte e che ospita opere del Vasari, anch'esse uniche nella nostra regione. Noi boschesi non vogliamo vanificare gli sforzi compiuti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti e dalle associazioni che nel tempo hanno dato luce, nuova luce alla Chiesa di Santa Croce, dando una grande spinta propulsiva al turismo culturale e a tutto l'indotto che poi ne è derivato. E soprattutto questa di cui stiamo parlando. È una questione che non riguarderà soltanto noi, ma andrà a toccare molte generazioni a venire. La tutela della salute pubblica in un'intera provincia e in un paese già così duramente messo alla prova. Un paese, quello di Boscomarengo, il cui acquedotto è alimentato da falde acquifere che scorrono da Novi Ligure in direzione Boscomarengo, proprio sotto quell'area L1 prevista per l'ipotetico deposito nucleare. È già di per sé un rischio imponderabile per una serie di risultanze tecniche in ordine di, ris in ordine di rischio geologico e idrogeologico di cui vi parlerà più precisamente il collega Pio Zuccotti, geometra del paese di Bosco Marengo. Grazie. Vorrei fare intervenire il geometra Zuccotti che si è occupato per il comune di Boscomorengo di raccogliere e produrre la documentazione, le controdeduzioni tecniche che, siamo, che abbiamo eh, mandato a Sogin. Prego, Pio. Buongiorno a tutti, grazie. Eh, chiaramente eh, si è collaborato con un team di professionisti eh, dove in qualche modo si è andato a cercare le criticità. Dell'individuazione da parte dei soci dell'area AL1 e AL2. Io brevemente cercherò di esporre le motivazioni tecniche per le quali riteniamo che i siti AL1 e AL2 individuati sul territorio comunale di Bosco Marengo non siano idonei ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Il posizionamento del deposito nazionale sulle due possibili aree non è accettabile. Dal punto di vista antropico, in quanto si nota che nella progettazione di tale insediamento non si sia tenuto in considerazione il fatto che adiacente all'area si colcono insediamenti civili quali la borgata donna, la località Ciacrotto, mentre completamente all'interno dell'area si nota la presenza di numerose cascine rurali, oltre, frazione, oltre alla frazione Laghi, densamente abitata e ultimamente... E da nuovi insediamenti civili. Per quanto riguarda l'inquadramento geomorfologico, nel progetto preliminare non sono stati individuati indizi di instabilità geomorfologica né aree potenzialmente inondabili. Tuttavia, risulta che in occasione di violenti fenomeni meteorici, come per esempio gli eventi alvernali di ottobre 2014, ottobre-novembre 2019, ma non solo, il reticolo idrografico costituito da rii, canali e fossi principalmente artificiali o comunque fortemente tropizzati non sono stati in grado di smaltire interamente gli ingenti carichi idraulici, provocando eventi alluvionali. Entrambe le aree ospitano acquiferi profondi e una potenziale continuazione della falda superficiale andrebbe ad inquinare l'intero sistema acquifero profondo che alimenta gli acquedotti non solo di Bosco Marengo e Frudorolo, ma anche dei comuni limitrofi, quali Alessandria e i suoi sobborghi. Dal punto di vista agroambientale, si evidenzia come il piano regolatore comunale censisce i terreni ricompresi nelle seguenti aree come terreni agricoli e la Carta regionale di capacità d'uso del suolo caratterizza l'area con una capacità d'uso solo 2: aree di elevato interesse agronomico e intensamente coltivate, dove si pratica un'agricoltura integrata e nel caso della costruzione del deposito in questi territori ci sarebbe la conseguente perdita dell'indotto di attività agricola per la maggior parte dei coltivatori locali ben inseriti nelle filiera di produzione nazionale di prodotti alimentari. Non ultimo, insediare il deposito nazionale su un'area agricola è in palese contrasto con le norme normative europee e italiane sul consumo del suolo agricolo. Dal punto di vista ambientale, risulta importante valutare il reale stato del territorio che non si limita solo a quello del comune di Boscomarengo. Tale insediamento potrebbe costituire un punto di non ritorno per lo stato ambientale territoriale già fortemente compromesso da numerosi insediamenti industriali di cui ben 13 a rischio di incidente rilevante. Scusate, ma sono un po'. Dal punto di vista urbanistico, il piano regolatore comunale mette in evidenza che tale insediamento andrebbe a interessare anche aree di interesse storico-archeologico, quali la Via emilia che citata precedentemente dal Presidente del Comitato. Percorso di interesse storico individuato sulla tavola del piano regolatore dove le norme di attrazione fanno divieto di modificare il tracciato, la pavimentazione e non sono messi altri tipi di interventi che possono depoperare o alterare in qualsiasi modo tale percorso. Are di interesse archeologico, da tutelare sul piano paesaggistico, aree con caratteristiche particolari. Per gli assi viari che ricadono il reticolato centuriale, e il tracciato di antiche strade di età romana e medievale, è previsto una fascia di rispetto di 100 metri a cavallo dell'asse stradale. Evidentemente non è stato preso in considerazione il fatto che l'area è a cavallo dell'area della strada eh, Emilia. Quindi con un vincolo storico ambientale, il piano regolatore, non capisco, cioè non è stato proprio preso in considerazione tale aspetto. Inoltre si andrebbe a distruggere l'intero percorso di sviluppo agroturistico, storico, archeologico, fin qui a fatica di sviluppato, vanificando l'impegno e le attività qui poste in essa dai cittadini, pubblica amministrazione, per fare di Bosco Marengo, del complesso Monetario di Santa Croce un polo turistico di Alessandrino. Da quello che sinteticamente ho esposto riteniamo che i siti individuati a L21 e L2 non devono ospitare il deposito nazionale. Grazie. Rispetto nei vostri confronti. Detto questo, amici cari, qua la situazione, mi spiace dare un'indicazione negativa, la situazione è molto grave ed è inutile girarci attorno: nel senso che il mio sentimento per quanto riguarda tutta questa vicenda è un sentimento negativo, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo lavorare. Per quale motivo io oggi sono qua, sono invitato, ringrazio tantissimo il Comitato Bosco Libero dal Nucleare che mi aveva già invitato la scorsa estate, ringrazio l'amministrazione comunale nella persona del vice sindaco e tutti coloro che sono intervenuti. Tuttavia qui bisogna parlare di questioni diverse rispetto a quelle che parla, di cui parlavamo a giugno. A giugno c'erano grandi speranze, tutti noi avevamo fatto le nostre osservazioni le abbiamo poi depositate entro il 5 e 6 di luglio e aspettavamo con grande ansia la fase di questo contraddittorio di questo seminario nazionale. Ora il seminario nazionale è già incominciato da tanto tempo, perché mi ricordo che ero in viaggio di nozze con mia moglie e il 7 di settembre è incominciato il seminario nazionale con la seduta quella cosiddetta pubblica, no? Poi sono incominciate le varie sessioni, quelle regionali. Ora io non so se eh, tutti hanno seguito alcune sessioni del seminario nazionale, io eh, ho avuto la malaventura di seguirne parecchie, sia appunto quella nazionale e poi di vedere appunto le registrazioni di quelle regionali. Ora l'impressione è assai negativa di queste sessioni, nel senso che non veniamo a raccontarcela. Uno degli amministrativisti che ha collaborato con eh, il comitato da me presieduto e che ha redatto le eh, osservazioni dal punto di vista amministrativo, che è il professor Eugenio Brutti Liberati, diceva: La cosa fondamentale è che questo seminario eh, abbia un vero contraddittorio, cioè che le regole del seminario siano trasparenti. Ora, questo contraddittorio non esiste, non giriamoci attorno. Mi spiace dare queste brutte notizie, ma è così. Perché come funziona? Per esempio io come Presidente del Comitato Gente del Territorio sono stato convocato il 15 di novembre, cioè lunedì, e devo fare una procedura peraltro abbastanza laboriosa, mi devo iscrivere, poi fare determinate cose online, e poi grazie a Dio finalmente dopo due ore e mezza che sarò collegato alle 16 e dalle 16 alle 16.09 ci sarà il mio intervento. E quindi tutta la ricchezza delle personalità che ho coinvolto eh, nel mio dossier di osservazioni si ridurrà in nove minuti. Dove io devo essere bravo e non prolisso: meno male che insegnando all'università un po' di sintesi l'abbiamo imparata. A tirare fuori tutti gli argomenti che giustamente il geometra ha tirato fuori: argomenti quindi geologici, ma anche argomenti giuridici, anche argomenti economici. Secondo voi, anche se io fossi dotato di una grandissima sintesi, di un dono eccezionale di trasmissione dei contenuti, ce la, farò, ce la farei o non ce la farei? Sicuramente non ce la farei, sicuramente. Tra l'altro questo potrebbe essere anche giustificato dal fatto che evidentemente il tempo deve essere ovviamente contingentato, nessuno di noi ambisce ad avere un'ora a disposizione. Ma il problema è che non si tratta di un vero contraddittorio, non solo per il tempo molto striminzito che ci viene concesso, ma anche per il fatto che se voi avete sentito le sessioni precedenti di Sogin non vi è una risposta, cioè non si dibatte, non c'è contraddittorio come nel processo. Sogin eventualmente, qualora ritenesse la questione apportata, di interesse anche da parte sua, allora risponderà con quella che viene chiamata la restituzione. Bisogna fare attenzione alle parole, perché restituzione non è contraddittoria. Restituzione significa che Sogin può poi fare che cosa? Con un documento scritto, illustrarti quanto sei stato eh, in errore a dire quelle determinate cose, cioè quanto hai sbagliato a fare le tue osservazioni. Però lo può fare, non è obbligata a farlo. Quindi si tratta di un contraddittorio, se vogliamo chiamarlo così, assai depotenziato. Assai depotenziato oppure possiamo chiamarla anche una frode delle etichette sostanzialmente, cioè nel senso che noi andiamo, diciamo quello che vogliamo, però poi non abbiamo un interlocutore vero. Tra l'altro l'immagine che viene trasmessa in tutti questi seminari, in tutte queste sessioni, è un'immagine di un prodotto già preconfezionato. Diciamoci la verità, ripeto, per la terza volta, non giriamoci attorno. C'è una scenografia bellissima, televisiva, la società dell'apparire no? e non della sostanza dove intervengono tutte persone che, guarda caso, sono estremamente favorevoli al deposito nucleare. Nella prima sessione è intervenuto il responsabile del deposito della Champagne, dove si diceva, ma voi siete stupidissimi a dire che il deposito è qualcosa contrario al turismo. Noi abbiamo avuto un incremento turistico del... Eh, fantasmagorico del 50%, esempio, tutti i dati tra l'altro gettati così, ma senza nessun tipo di riscontro, senza nessun tipo di contraddittorio. Per esempio, nel nostro dossier c'è scritto esattamente il contrario sulla base di dati, dicendo che il deposito sarebbe un'ammazzata dal punto di vista del, del turismo, come dal punto di vista dell'economia, però non lo diciamo così ex autoritate, ce lo diciamo sulla base appunto di dati specifici. Quindi, questo seminario nazionale è un seminario nazionale dove. Poco potremmo andare a dire, nel senso io penso che potremmo essere poco incisivi, anche perché, e qui vengo al punto del mio intervento, il discorso è un discorso molto difficile da affrontare in questo poco tempo che ci viene concesso, ma soprattutto la sensazione che abbiamo vedendo queste sessioni, io invito tutti a vederle le sessioni, anche la popolazione, così si fa un'idea. Il sentore che ho è che Sogin non abbia assolutamente tenuto in considerazione la mozione parlamentare. Ora, in tutta questa battaglia, il dato positivo, il capolavoro politico che è stato fatto dagli onorevoli qui presenti, è proprio la mozione parlamentare. Cioè il nostro scudo è quella mozione, io lo dicevo già a giugno, ma non ci possiamo fermare qui. Infatti il mio è un appello accuratissimo ai parlamentari presenti e anche a Regione Piemonte, che chiaramente può svolgere un ruolo fondamentale, è quello di fare in modo che ci sia una presa di posizione a seguito della mozione, una presa di posizione però esplicita, univoca e concorde, che rispetti la volontà parlamentare, quindi la volontà popolare, da parte del governo e che informi Sogin di questa presa di posizione. Cioè il ciclo aperto con la mozione si deve chiudere, a mio parere. E questo è un parere giuridico, lo ammetto, però si deve chiudere con una presa di posizione del governo, perché altrimenti rischiamo che questo grande capolavoro non possa essere, esprimere tutta la sua potenzialità. So benissimo come ha lavorato l'onorevole Molinari, l'onorevole Fornaro, so perfettamente quello che ha aggiunto uno, quello che ha aggiunto l'altro, sono tutte cose estremamente intelligenti: la vicinanza ai centri urbani abitati, la vicinanza a beni artistici e archeologici e um, il territorio UNESCO e, uh, i territori anche limitrofi al territorio UNESCO perché è chiaro che se lo piazzo Castelletto Monferrato che UNESCO non è però è a fianco al territorio UNESCO faccio lo stesso una porcheria no? e distruggo lo stesso il territorio UNESCO tutte queste cose che sono di ragionevolezza e soprattutto che dimostrano che il Parlamento si è Fatto portatore effettivamente della volontà popolare, cioè si nota il radicamento degli onorevoli sul territorio, tutto questo non può essere sminuito. Il governo deve prendere posizione. Deve prendere posizione perché Socin opera per il governo. Questo è il punto, cioè il ciclo si chiude così. Ora, la partita mi pare in salita. Scusate se sono così provocatorio, però penso che sia anche opportuno farlo. Secondo me, la partita è un po' in salita: è un po' in salita, e bisogna prendersi diciamo con consapevolezza di un punto, cioè, nel senso che ad esempio il ministro Cingolani è intervenuto dicendo che bisogna andare dritti per il nucleare, per la strada del nucleare. Ora, diciamocela tutta, il ministro Cingolani dovrebbe fare un po' di memoria passata, è stato ricordato oggi, nel senso che bisogna, ricordar lui, bisogna ricordargli che la popolazione si è già espressa Due volte sul tema del nucleare. E allora non è una scelta governativa quella di andare avanti per il nucleare, nel senso che se si volesse andare avanti sul nucleare bisognerebbe nuovamente sentire la popolazione nelle sedi opportune, cioè quindi nelle sedi, se vogliamo, referendarie, perché la popolazione si è già espressa. E allora. Perché io plaudo al ruolo del Parlamento? Perché il Parlamento esprime la nostra volontà popolare. Noi non possiamo pensare che un soggetto, tra l'altro espressione diciamo, non politica, possa dire andiamo dritti per il nucleare. Perché è la volontà popolare che deve essere sovrana in questo caso. E allora però, dico, la partita è in salita se vediamo appunto questa apertura verso il nucleare. Allora ricordiamo a tutti quelli che pensano così, come il Ministro, che la volontà popolare è sovrana. L'Onorevole Fornaro ha scritto un bel libro sul referendum costituzionale, Monarchia Repubblica. Ricordiamo che tutti i referendum devono essere appunto soddisfatti, devono essere in qualche modo onorati anche da parte del governo. Ora, cosa fare quindi da parte dei comitati? Da parte dei comitati continuare il nostro lavoro, certamente noi andremo al seminario, diremo eh, quello che c'è da dire, faremo le nostre osservazioni. Però il ruolo del Comitato adesso è ribadire con fermezza che serve ancora qualcosa da parte della politica. Anzi, è fondamentale, è fondamentale che di nuovo ci sia un intervento che faccia sì che questa mozione venga a diventare cultura di sogine e dell'azione di sogine, perché altrimenti, ripeto, la nostra azione è zoppa. Io ringrazio di nuovo per l'ospitalità. Ringrazio, e questo lo faccio in chiusura per non dimenticarmi, i tre sindaci fondatori del mio comitato che sono Gianfranco Cutiga di Revigliasco, sindaco di Alessandria, Alessandria è un ruolo preminente all'interno del comitato di lotta, di pensiero e qui si vede appunto tutta la sensibilità di Gianfranco verso le tematiche artistiche, verso le tematiche anche culturali della zona che governa, del comune che governa. Ringrazio Gianluca Colletti, sindaco di Castelletto Monferrato, che fin da subito ha avuto passione in questa lotta e anche se assente, il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, che è il terzo appunto fondatore del mio comitato. Devo dire che sono fortunato perché tutta la politica coinvolta dal comitato è stata attiva, propositiva e non da ultimo ringrazio anche, ripeto, i parlamentari che hanno appoggiato tutte le idee del comitato. E permettetemi anche un ultimo ringraziamento, visto che presento oggi queste osservazioni che vado a discutere lunedì e vi ho detto più o meno contenutisticamente di che cosa si tratta, ringrazio anche la Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria che ha sovvenzionato la redazione di queste osservazioni e questo appunto mi pare opportuno anche per dimostrare come il territorio è coeso nel dire no e quindi vi ringrazio e lascio la parola a chi segue. Perfetto, bel intervento. Visto che eh, l'Avvocato Provera ha, ha introdotto i due sindaci cofondatori, Cotica di Revigliasco, sindaco di Alessandria e Coletti Gianluca, sindaco di, di Castelletto Monferrato, eh, cederei la parola a loro se vogliono integrare in qualche modo il pensiero espresso dal, dal Comitato Gente del Territorio. Va bene? Sì, grazie. Beh, non tanto per... Innanzitutto, buongiorno a tutti, piacere di vedervi. Grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qua. E grazie per tutto il lavoro che è stato svolto, da tutti a tutti i livelli. Io credo di non... integrazione rispetto di elementi rispetto a quello che è stato detto. Ma credo che sia importante ribadire alcuni, alcuni aspetti. E mi ispiro proprio a qualcosa che ho visto arrivando qui a Bosco Marengo, nel viale che viene verso la, la Basilica di Santa Croce c'è un, un cartello bello che dice a Bosco c'è di meglio se non, se non sbaglio c'è di meglio eh, questo assunto vale per tutto il nostro territorio, nel nostro territorio c'è di meglio che non dover pensare a una prospettiva di sviluppo, sai che roba economico che passa attraverso queste cose è un problema, certamente, è stato detto, non voglio ripeto, di tutela della salute, di ambiente. Però mi permettete anche un problema, io lo dico sempre, scusate se sottolineo questo, di dignità, ma basta, ma dobbiamo sempre essere trattati come le pattumiere d'Italia e d'Europa, ma basta, è un problema di dignità come se fossimo delle amebe prive di cervello, prive in, non in grado di pensare a una prospettiva di sviluppo economico e sociale diverso che non rispetto al fatto che ci vengono a collocare delle porcate del genere. Questo è il tema che a me colpisce e che offende, ma non mi offende personalmente, mi offende ancora di più nella misura in cui è un ruolo pubblico, un ruolo istituzionale e rappresento una comunità. Ma la nostra non è una comunità di imbecilli, in gradi, non in grado di, di intendere di volere, per cui dobbiamo accettare qualsiasi cosa ci pongano, perché ah che bello, così ci lavorano delle persone. Ma che discorso è? Non esiste questo percorso. Credo che. Abbiamo idee e, e dico abbiamo perché oggi, oggi in questo contesto, così come è stato nel, nel tempo passato, la nostra realtà, il nostro territorio ha dimostrato di sapere anche essere coeso e unito. Questa è una cosa straordinaria, di solito ci facciamo le battagliole per alcune questioni. Ma oggi mi sembra che su questo tema, ma anche come su altri, e mi permetto di citare il comune di Bosco perché sul tema dell'Ovasina abbiamo trovato un percorso oltre che i finanziamenti, che è straordinariamente importante per tutti. Quindi, un territorio che è in grado di cominciare a lavorare, non cominciare, che sta lavorando con criteri e con una visione del domani estremamente suggestiva, interessante, piena di novità, di capacità, di comprensione, di consapevolezza delle nostre valenze territoriali, che sono anche di carattere ovviamente paesaggistico, turistico, gastronomico ma non solo, quello, eh, non solo quello, anche nel campo dell'imprenditoria, anche nel campo degli insediamenti. Ecco vederci in qualche modo ribaltati, riproiettati catapultati in un passato remoto, ma questa è roba da passato remoto permettetemi, è roba da passato remoto, ecco, io per carità a me piace la storia, mi piace anche la storia medievale, ma voglio dire non è il caso di essere catapultati indietro e ritornare non so, mi sembra di essere tornati in pieni anni 60 con una roba del genere ma roba da matti, ecco. quindi è, è una reattività credo che non è solo dovuto a una consapevolezza della criticità di un'operazione del genere sul nostro territorio, con tutte le valutazioni tecniche corrette che sono state fatte, ma è qualcosa che lede profondamente la dignità del nostro territorio. Scusate, eh, quanti siti sono nell'Alessandrino? Sei. Cioè, ci hanno scritto proprio sulla fronte siamo i più furbi, non l'ho capito. Abbiamo la coccarda come la coccarda che mettevano al bestiame alle fiere. Ma, ma, ma non esiste sta roba? Ecco. Questo è il senso. È vero, poco tecnico, ma i lavori tecnici sono stati svolti in modo approfondito. C'è un forte lavoro di... che quella quell'impulso, quel sentimento di dignità che ci porta, è vero, a muovere e a richiedere e a ringraziare per quello che è stato fatto da parte di tutti coloro che hanno un ruolo istituzionale, in particolar modo i parlamentari. È vero, ma grazie che è stata fatta quella mozione, ma grazie davvero. E sono convinto, è vero, adesso bisogna andare alla battaglia perché questa mozione... Che ha un senso la mozione, non è che se solo desideriamo che no, se viene votata una mozione deve trasformarsi in atti concreti, non è solo un invito. Eh, cioè, l'invito a cena, l'invito da una parte, l'invito dall'altra. No, non è un invito, una mozione ha un ruolo preciso. Quindi giustamente va fatta valere e questo è un lavoro sul quale chi di dovere coloro gli addetti ai lavori sono paranti, devono lavorarci. Ma anche noi, voglio dire, dovremmo fare tutte le pressioni necessarie e sufficienti affinché questo avvenga. Ecco. Non voglio aggiungere altre cose. Vi ringrazio, è stato un piacere per me ritrovarmi in questa sede. È stato un piacere ritrovare i colleghi sindaci. È stato un piacere ritrovare persone che ci conosciamo da tanto tempo con i quali. Abbiamo condiviso, anche se da punti di vista diversi, eh, battaglie comuni e siamo convinti della qualità e eh, dell'interesse delle prospettive che il nostro territorio ha. Grazie, Perfetto, grazie mille, Sindaco. Adesso chiederei al sindaco Coletti, Colletti scusa, di Castelletto di fare un breve commento a chiusura e poi passerei la parola agli onorevoli e ai senatori. Buongiorno a tutti, eh, grazie per l'invito, anche perché è il momento migliore, ecco. Eh, molto probabilmente l'attenzione su questa argomentazione nella nostra provincia è un po' calata, ma non tanto da parte degli amministratori, ma anche quanto da parte della cittadinanza. E proprio lunedì 15 eh, il Piemonte sarà chiamato a partecipare a questo seminario aperto. Seminario aperto che doveva essere un seminario pubblico. E come ha detto il buon avvocato l'amico Alessandro Provera, non può essere un seminario pubblico se la signora Maria non si può collegare o tantomeno se lo fai alle due di pomeriggio del lunedì dove una persona normale solitamente lavora ecco, tu un seminario pubblico dovresti farlo in un contesto come questo sì ci sono le regole del covid, lo facevamo a Santa Croce avete degli spazi bellissimi enormi, non era un problema organizzarlo ecco. quindi di fatto viene già a mancare quello che è il punto focale il confronto, ecco probabilmente Sogin ha capito bene che qualche pomodoro poteva evitarselo stando dietro uno schermo quindi in modo cruciale della Situazione è proprio questa, non c'è dibattito e come ha detto l'avvocato Provera, questo io devo sottolinearlo perché è importantissimo sia politicamente ma anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Ecco, non ci si può non confrontare con le persone. Io ho seguito i seminari, alcuni di 6 ore e 40, ho visto dei pezzi, quindi, e sono monotematici. Noi abbiamo mandato tra eh, controreduzioni tecniche da parte dei comuni e quelle dei comitati. Quelle tecniche del comune sono 80 pagine rotte, quelle del comitato siamo a 100, su giù. Ecco, su 200 pagine, se voi andate sul sito internet della Sogin, ce cioè ne sono 7 pagine di risposte alle nostre contraddizioni. Ma vedete qual è il problema di base? È che qua nessuno di noi ha detto che il deposito nucleare non si debba fare, perché noi siamo consapevoli che queste materie debbano essere messe da qualche parte. Abbiamo solo sollevato il problema che in determinati territori questo deposito non è idoneo e questi sono i nostri territori. Allora Soggi non ci risponde giustificando il fatto che, esempio, le acque di ruscellamento, la falda superficiale, che sono tematiche importanti, sono tematiche importantissime. Loro non ci hanno risposto su quello. Ci hanno detto però che non è un problema, loro possono farlo un impianto, anche se starà a zuppo nell'acqua per 350 anni e non c'è un ingegnere al mondo che ti dà la certezza che un impianto di cancellruzzo per quanta manutenzione tu possa fare, possa stare a bagno per 350 anni. Poi ci sono tutti gli altri aspetti, ma devo stringere e aggiungo solo una piccolissima cosa e non mi dilungo. Noi a soggi non è che gli abbiamo detto eh Siete dei disgraziati perché lì. No, gli abbiamo detto, cari signori, in quell'area lì non si può fare perché abbiamo delle motivazioni tecniche. E loro ci hanno risposto in mezza paginetta dicendo: Noi facciamo lo stesso. Allora, eh. Noi non stiamo facendo una lotta per dire no eh, in maniera serrata perché c'è l'ottica Nimbi, noi non la vogliamo perché è casa nostra, no, non è così, noi gli stiamo dicendo che in questi territori non si può fare per mille ragioni. E poi c'è anche un aspetto che riguarda il Piemonte, perché vedi Claudia, eh, io i seminari li ho seguiti e ho avuto modo di ascoltare colleghi amministratori della Toscana, della Puglia e vi posso garantire che le motivazioni, per quanto potevano essere diverse, bene o male, sono le stesse. Perché l'Italia è bella, perché l'Italia ha tante risorse, ha tante risorse idriche come le abbiamo noi qua nel nostro territorio in maniera, in maniera particolare. Ma c'è un aspetto che differenzia il Piemonte da tutte le altre regioni. Forse la Lombardia, anzi senza forse, è uguale alla nostra. Noi abbiamo 1181 comuni, abbiamo una densità abitativa che non è di certo pari a quella della Toscana, a quella della Puglia. Cosa voglio dire? Che sia Bosco, che sia Castelletto Quarnento, Fubine, eh, Sezzadio, gli altri territori coinvolti. Nel caso nostro specifico, se mai dovesse esserci una fuoriuscita di materiale, nel giro di sette ore la città di Alessandria sarebbe completamente contaminata, perché per quanto mi riguarda l'acqua in salita di certo non va e quindi non potrebbe andare su dalle colline del Monferrato. Ci sono tutti questi aspetti che sono molto importanti, molto significativi, noi abbiamo delle comunità molto ravvicinate tra di esse, proprio per questo abbiamo 1180 comuni, considerando che ce ne sono 8.000 in tutta Italia, più di un ottavo sono eh, da noi. Eh, vado veramente alla conclusione, Claudia, eh, aggiungo solo eh, questo eh, piccolo aspetto. Noi dobbiamo cercare lunedì di, di attirare la popolazione a seguire questo. Dibattito pubblico. Io lunedì, noi non, nel mio intervento, abbiamo diviso con i sindaci del territorio: abbiamo diviso gli interventi, chi fa interventi più tecnici, chi delegherà i propri tecnici. Io farò un intervento molto più ampio, politico, più generale, più generalistico, perché credo che le contraddizioni gliele abbiamo già mandate. E nella buffonata del seminario di lunedì, io sinceramente non ci voglio cadere, ma cercherò di sollecitare anche la pancia in questo caso delle persone, nel cercare di nuovo di ritornare all'attenzione su questa. Tematica. Ecco, questo è molto importante e dobbiamo farla per forza di cose. Quindi eh, cerchiamo come abbiamo fatto fino ad oggi ad Alessandro eh, ti, do, ti do ragione perché abbiamo lavorato veramente in maniera serrata con tutti i sindaci, con tutti i comitati, eh, quindi mi fa veramente molto piacere e prego i nostri deputati hanno fatto veramente tanto. Vi prego veramente di cercare di sollecitare il governo per cercare di depositare di, eh, un atto, un decreto legge, quello che serve quello che serve, perché sennò di fatto di, questa, di tutte queste cose di cui abbiamo parlato in tutti questi mesi non, non, ne, non ne usciremo più. C'è il discorso pressione ambientale, e lì termino veramente Claudia, noi abbiamo un problema enorme legato alla Solvè. Legato alla canna legato alle triniti di Casale, abbiamo veramente tanti problemi enormi. E ritorno a quello che diceva il sindaco Cuttica: ma perché dobbiamo subirne altre? Io penso che ecco, il Piemonte, Alessandria, abbia già dato tanto e credo che bisognerebbe guardare da altre parti. Grazie, grazie mille, uh, grazie mille. gentilissimo. Visto che sono stati presi per la giacchetta da più parti, io introdurrei a questo punto gli onorevoli facendo un anticipo sulla scaletta eh, chiedendogli di commentare. Giacometto. <ride> Anzi, io vi ringrazio già per essere presenti, quindi capisco che siamo arrivati tardi, se abbiamo iniziato in ritardo. Quindi, no. poi andrò a lasciare la parola, ovviamente, alla provincia e alla regione, che comunque ci sta aspettando, anche la regione ci sta aspettando. Grazie mille. Beh, intanto, grazie all'amministrazione di Bosco Marengo, grazie a Ugo per l'invito. Io, come diceva. Eh, la vice sindaco, eh, non sono un residente in questo territorio, anche se ho diciamo una parte familiare che è legata alla provincia di Alessandria, eh, arrivo invece dalla provincia di Torino, che è l'altra provincia coinvolta dalla Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, con i due siti di Carmagnola e di Mazzè, oltre ai sei che avete ricordato dalla provincia di Alessandria. Noi abbiamo fatto un lavoro in, in Parlamento quando... Dal 5 di gennaio eh, di quest'anno è stata la Carta Nazionale delle Are potenzialmente idonee e abbiamo cercato attraverso le mozioni. La prima firma del mio collega Riccardo Molinari, che è, è diventata il testo base. Abbiamo cercato attraverso il lavoro della mozione poi che è diventata patrimonio del 95% del Parlamento, direi perché poi la votazione. È avvenuta eh, col voto di tutte le componenti presenti in Parlamento, tranne l'Astensione di Fratelli d'Italia, che pure nel suo intervento ha sottolineato le ragioni che erano contenute in quel documento. Abbiamo fatto dicevo, questo lavoro perché ritenevamo e riteniamo da un lato che sia giusto e utile che il nostro paese abbia un deposito nazionale definitivo, perché questo nessuno, lo diceva il Sindaco di Castelletto prima. Eh, nessuno di noi ritiene che il nostro paese debba sfuggire a questa responsabilità, perché poi c'è una legge, la legge 31, che prevede un percorso che evidentemente è figlio di una stagione diversa il 2010, ma che comunque in qualche modo ci deve mettere al pari degli altri paesi europei. Anche perché, e qui lo dico da piemontese, un deposito temporaneo in Piemonte esiste già, ed è quello a 10 km linea d'aria dalle zone da cui provengo io, quello di Saluggia, eh, dove la situazione dal punto di vista anche della sicurezza, della, dello stoccaggio del, dei rifiuti nucleari è certamente molto diversa rispetto a un deposito unico che si vedrà dove sarà e come sarà fatto. Quindi, il Piemonte, a nostro giudizio, a mio giudizio perlomeno, ha tutto l'interesse come regione a che quella situazione che era temporanea, qualcuno prima diceva, forse Ugo, che le situazioni temporanee in Italia poi diventano definitive, quella situazione che era temporanea diventi definitiva con la chiusura evidentemente. Dall'altro lato è iniziato questo percorso che si concluderà col Piemonte lunedì e martedì, evidentemente le ragioni tecniche che sono state sottolineate e che verranno sottolineate lunedì dovranno far comprendere ai tecnici di Sogin che le localizzazioni individuate in Piemonte sono figlie anche di eh, criteri e di eh, dati che forse non sono più aggiornati rispetto alla situazione attuale. Di, cito banalmente tutto il lavoro che tante amministrazioni locali, provinciali hanno fatto in termini di promozione anche eh, del marketing territoriale, no? rispetto a, a, alle bellezze del, del nostro territorio. Quindi. Eh, quel lavoro deve essere fatto. Io guardo oltre e guardo alla fase che ci si aprirà dopo, che è una fase che è ancora prevista dal percorso ed è quella delle autocandidature. Io credo che anche in Piemonte vi siano delle amministrazioni, dei territori che non abbiano le caratteristiche sbagliate che in questo momento stiamo in qualche modo analizzando rispetto alla localizzazione, che possono in qualche modo ritornare in gioco. Ecco, all'interno della mozione, anche su. Così, sollecitazione del sottoscritto in nome per conto di Forza Italia. Abbiamo previsto, per esempio, di verificare la possibilità di andare a, eh, di andare a, a, a valutare aree militari dismesse che esistono e che probabilmente hanno già delle, delle loro criticità dal punto di vista ambientale che potrebbero in questo modo essere risolte e che forse sarebbero molto più idonee rispetto a territori come questo, come quello del mio, della mia provincia, che invece nel corso degli anni. Hanno fatto grandi passi in tante direzioni, quindi questo è un po' l'auspicio. Noi a livello parlamentare, poi, eh, sia Riccardo sia Federico, che sono Alessandrini, sono anche capigruppo delle loro forze politiche, hanno certamente molto più autorevolezza del sottoscritto nell'andare a porre i temi. Io ho avuto questo. Uh, così, uh, indicazione da parte del mio gruppo di occuparmene, lo faccio molto volentieri perché è un tema che sento, essendo anche evidentemente coinvolto per quanto riguarda il mio territorio. Ma lo faccio da piemontese perché ritengo che il Piemonte debba avere una soluzione idonea ad un problema che esiste e che noi, che siamo pragmatici come tutti i sabaudi, vogliamo risolvere nel modo migliore. Grazie. Applausi. Grazie mille, onorevole. Darei la parola a Riccardo Molinari. L'onorevole Riccardo Molinari. Sì, grazie. Visto che insomma, gli interventi sono tanti, molto è già stato detto. Voglio uniformarmi all'approccio che ha avuto l'avvocato Provera, quindi cercare di essere più pragmatico possibile. Le osservazioni tecniche le abbiamo già viste a giugno, le avete presentate in parte anche oggi. Il lavoro che ha fatto la mozione, come noto, è stato quello di specificare meglio alcuni criteri che dal nostro punto di vista già erano nei decreti precedenti, quindi abbiamo cercato di spiegare, metterli su bianco in maniera più chiara alcuni aspetti che dal nostro punto di vista avrebbero dovuto far escludere il nostro pezzo di territorio già da prima. E come giustamente ricordava il sindaco Cutica, l'anomalia dei sei siti in provincia di Alessandria e degli otto siti in generale in Piemonte è un'anomalia che emerge a occhio nudo, insomma si vede subito. Per essere però pragmatici, condivido le osservazioni che sono state fatte sul seminario. Del resto, le modalità erano state pensate in una fase diciamo pandemica in cui c'era il distanziamento, e diciamo che forse questo ha fatto gioco a chi non vuole un vero dialogo, un vero contraddittorio per continuare in quella direzione, visto anche considerato che bisogna poi contemperare giustamente il diritto al confronto con i tempi che sono previsti dalla procedura. Io credo che eh, l'appiglio più importante che noi abbiamo sulla mozione in questo momento, che come già. Avete ribadito, non è un documento opzionale, cioè il governo non è che può tenerne conto, il governo deve tenerne conto, perché non è un ordine del giorno, è una mozione. Quindi se una mozione è stata approvata quasi all'unanimità dentro tutte le forze politiche di maggioranza e dà un indirizzo chiaro, non si può non tenerne conto. Io credo che. Per le interlocuzioni che sto avendo informalmente col governo e come me anche i colleghi, credo che il punto più importante sarà proprio quello che ricordava Giacometto prima, cioè il discorso delle autocandidature. Cioè io penso che, visto e considerato che ci sono diversi comuni, diversi luoghi, che in una prima istanza, mentre qua c'è stata una reazione popolare diciamo contro l'insediamento, ci sono state altre parti del paese in cui qualcuno ha avuto una reazione dicendo perché non ci siamo noi che volevamo esserci dentro. Ecco, allora credo che. Eh, la speranza è che in questi giorni di dibattito eh, per quanto riguarda i siti piemontesi possano emergere delle autocandidature di altri siti che informalmente sappiamo che dovrebbero essere pronte e quello credo sia l'indirizzo e il canale su cui lavorare, perché sappiamo tutti che il sito purtroppo non è in discussione se farlo o no, il sito si farà, si farà perché siamo in procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea perché dovevamo farlo da anni e per anni questo problema è stato rinviato. Credo che la mozione dovrebbe averci messo in sicurezza, mi auguro che il tassello finale sia proprio quello delle, di qualche autocandidatura che arrivi in qualche modo a contemplare il nostro interesse a non avere il sito qua e l'interesse di quei territori invece che richiedono... Di avere, di avere il sito poi insomma per quanto riguarda eh, il dibattito, la vigilanza su quello che accadrà, ognuno di noi farà quota parte quello che potrà nelle interlocuzioni col governo, credo che non sfugga anche a nessuno che questo è un governo diciamo che essendo un governo di emergenza e unità nazionale è vero che dentro ci sono tutti i partiti però è anche vero che è un governo che è molto autonomo rispetto diciamo, alle sollecitazioni parlamentari, per usare un eufemismo. Detto questo, insomma, io e so anche i miei colleghi ci stiamo impegnando per ricordare quello che è stato un voto parlamentare chiaro sul punto. Grazie a tutti. Grazie mille. Grazie veramente. Tornerei sulle cose su cui siamo tutti d'accordo. Partirei dalla riflessione del professor Provera, che credo sia il cuore del ragionamento, perché significa come impostare lunedì. Allora, mi permetto di suggerire che lunedì è un passaggio formale e, come tale, va rispettato. Perché mh, soprattutto in relazione poi al chiedere successivamente il rispetto del del contenuto della mozione, il suggerimento è di essere più precisi possibili, eh, perché, lo dico qua, insomma, il richiamo alle bellezze artistiche, non gastronomiche, in un paese come l'Italia oggettivamente non ti fa a priori escludere. Viceversa, più si punta sui dati e meglio è, ne cito uno, eh, quello che siamo riusciti a mettere dentro, l'indice di pressione ambientale, è un dato oggettivo. È un dato oggettivo, non, non ho sentito citare tra l'altro per questo territorio la discarica di Novi. La discarica di Novi va dentro, eh, questo, quindi è solvente, discarica di Novi. Perché lì, come dire, non metti le spalle al muro. Ma sei coerente con l'idea che la scelta deve essere tecnica e non politica. Quindi, credo che da questo punto di vista, più dati oggettivi si fornisce, più elementi oggettivi e meglio è. Poi. Passato lunedì io credo dovremmo trovare il modo, sia per le vie informali, ma magari anche pensare a qualcos'altro che vada nella direzione per cui noi chiediamo il rispetto, al governo chiediamo il rispetto. Può essere un question time, può essere una dichiarazione congiunta, non lo so, qualcosa ci, ci inventiamo, ma come dire guardate che vi stiamo guardando. Quindi io credo che la strada sia quella. È uno spazio stretto, lo sapevamo, eh, sappiamo benissimo che ci sono spinte, probabilmente c'è già in qualche modo definito un percorso, ci siamo messi di traverso, adesso siamo, io credo che dobbiamo essere coerenti con questo, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista amministrativo, sia da un punto di vista tecnico. E a, a questo punto, a, Mont, a valle chiedo scusa, eh, di lunedì, vediamo come, tanto ci. Circoliamo le, le informazioni, però lunedì è un passaggio formale e come tale va rispettato. Eh, non diamo l'impressione a mio giudizio di andare dicendo ah ma tanto sappiamo che voi avete già fatto tutto, cioè stiamo diciamo su una posizione più dati mettiamo, meglio è. Scusate un po' la brutalità, ma meglio arrivare a È stato a molto noccele. chiaro. Grazie, grazie Marole. Allora cito l'esempio dell'indice di pressione ambientale, non c'era, è stato inserito. Eh, io credo che per esempio per i siti di, di Bosco Marengo, adesso poi conosco meno onestamente su altri siti, eh, secondo, io se dovessi essere, io punterei fondamentalmente su quello, perché ripeto, è un dato oggettivo. Cioè noi dici che hai detto che Santa Croce è bellissimo, eh, e un altro ti dice. Più o, meno, più o meno, però c'è da investire milioni di euro, eh, no? Lì la, la discarica c'è, solve c'è. Eh. Eccetera, eccetera. Lì non, nessuno può dire che te lo sei inventato a prodomo tua. Questa è la, la mia opinione. Ecco lì, ci sono dei dati perché a questo punto, a valle di quello, uno può dire ah, no. Allora ci avete presi in giro, eh, cioè, voglio no, dire. questi io, per più, esempio, non più, le ho nominate perché sennò facevamo più un elementi oggettivi più Dai. Ma a quel punto, più elementi oggettivi ci sono, e meglio è. Eh, eh, è. assolutamente, sì, sì, ma c'è cioè, tutti gli elementi che non siano discutibili. Che non siano discutibili, eh, non so come dire. Poi tutto è discutibile. Cercheremo di fare il nostro meglio. Grazie, grazie mille, gentilissimo. Farà intervenire la senatrice Susi Matriciano. Sì, buongiorno e grazie dell'invito. Anche io tengo la mascherina. E, ecco, se oggi siamo qua ovviamente è perché eh, con i colleghi insomma, si, si condivide eh, quello che è l'impianto diciamo, di, di un provvedimento che è una mozione che voglio ricordare è stata comunque una mozione di maggioranza. Quindi, ovviamente, l'attività è iniziata alla Camera dei Deputati e quindi insomma, è giusto che sia stata poi portata avanti lì noi come senatori insomma, abbiamo fatto che appoggiare i nostri colleghi alla Camera su, su sull'impianto del provvedimento che ricordo insomma, la, porta anche la seconda firma del Capogruppo eh, e Presidente del Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle in, in alla Camera dei Deputati, quindi insomma è stato un lavoro comunque condiviso da tutte le forze, da tutte le forze politiche. Ovviamente, se noi siamo qua oggi è perché condividiamo una battaglia e lo dico da persona che, comunque, continua anche se non con visibilità estrema, però a sostenere diciamo, delle battaglie su questo territorio. Perché, ad esempio, sono ancora al fianco anche del sindaco di Sezzadio, per quanto riguarda la discarica di Sezzadio, che tra l'altro è anche uno dei siti diciamo, interessati. Eh, o comunque il fatto di eh, insomma, appoggiare delle battaglie che sono poi quelle ambientali e eh, che ci sembrano appunto corretti se vogliamo andare insomma nell'ottica di quelli che sono poi gli obiettivi 2030 2050 che stiamo vedendo. Oggi eh, io penso che vi dico da madre di due bambini, di due figli è normale che vi dico che non voglio che il deposito sia sul mio territorio da politico Dico che in questo momento dobbiamo avere un ruolo di, che, che è determinante, ma che deve essere di accompagnare diciamo, la popolazione e i sindaci in questo percorso, eh, stando al loro fianco, chiedendo chiarezza. Condivido il discorso del mio collega Fornaro: chiedendo chiarezza e chiedendo quello che diceva, apprezzo molto l'intervento dell'Avvocato, dell eh, di chiedere che ci sia comunque un contraddittorio. Quindi. Uh, io penso che ora alla Camera, io e l'onorevole Berutti, sicuramente ci organizzeremo anche al Senato per fare in modo che uh, diciamo, il governo ascolti. Uh, quello che è stato chiesto nella, nella mozione che impegna uh, e concordo anche con Riccardo quando dice che questo governo è un governo che insomma, ha un po' compresso l'attività parlamentare e quindi lo vediamo alla Camera praticamente o anche al Senato, cioè, uh, anche emendamenti non vengono approvati ma si approvano ordini del giorno quindi che hanno uh, il valore che hanno però uh, ora a seguito di uh, è un suggerimento, poi non so perché noi andiamo in scia a questo punto alla Camera dei Deputati, potrebbe mi viene in mente sia sì, un question time o comunque un'interrogazione che, che chieda la risposta rispetto al, alla mozione, quindi si potrebbero. Interrogare, eh, insomma, interrogare il governo e chiedere diciamo, una risposta rispetto agli impegni che c'erano nella, nella mozione. Poi è ovvio che eh, insomma, eh, non devo io qui né difendere il ministro Cingolani, oggi abbiamo un cambio e quindi qui forse giochiamo anche in casa perché abbiamo anche il ministro dello sviluppo economico, sono sviluppo economico e, eh, e ambiente che sono, saranno poi quelli interessati, quindi da parte mia c'è eh, il sostegno al, ai. A tutti gli attori, in un percorso che però sia un percorso di consapevolezza che se oggi noi stiamo dicendo che non vogliamo il deposito sul nostro territorio, ci sono delle scorie che devono essere messe in sicurezza perché. Questo ce lo dobbiamo dire, soprattutto almeno. Io parlo da rappresentante, io eh, abito ad Alessandria, sono rappresentante di questo territorio, ma sono anche rappresentante di un territorio che è quello del Vercellese, dove eh, comunque c'è qualcuno che sta dicendo attenzione perché noi siamo comunque a rischio. Quindi, questo a me piace insomma, fare dei ragionamenti molto concreti però anche molto onesti, quindi in questo momento la politica deve accompagnare in un percorso consapevole, condiviso, con determinazione, ma con molta onestà intellettuale perché insomma è chiaro a tutti che il deposito da qualche parte va fatto, noi dobbiamo dire che questo è un territorio che brutalmente come è stato detto ha già dato molto, è un territorio che è stato sollecitato molto da eventi. Io ora tutti i dati tecnici li condivido, ma il dato principale è un distesto idrogeologico al quale noi dobbiamo far fronte e che i nostri amministratori devono chiedere. Ora non soltanto però per il deposito, per, per tutto quello che tutti quelli che sono, diciamo. I, eh, insomma anche le, le richieste da fare in termini di investimenti, cioè si parla di turismo, si parla, cioè il distesso idrogeologico va comunque eh, in qualche modo eh, risolto e comunque accompagnato con dei provvedimenti che mettano in sicurezza il nostro territorio perché altrimenti non c'è sviluppo del territorio se non c'è protezione del territorio. Quindi questa battaglia che io eh, cioè nella quale noi insomma, vi appoggeremo, siamo vicini a voi, deve essere la battaglia anche degli amministratori rispetto ad altre tematiche ambientali che sono quelle ad esempio dell'amianto del terzo valico che viene stoccato e quindi dobbiamo chiedere sicurezza per quello, dobbiamo sostenere i nostri sindaci nelle battaglie per preservare le falde acquifere, noi su questo insomma il consigliere Sacco che eh, fa battaglia anche insomma sulla questione Solven, insomma mi sembra che sia chiaro il nostro, la, nostra, la nostra posizione, grazie. Grazie mille, grazie mille. Chiamerei l'onorevole Massimo Vittorio Berutti, se vuole concederci qualche commento. Sì, ma la mascherina la tolgo però, non riesco Grazie. a parlare. Eh, no, volevo dire questo. Innanzitutto, mh, non sto a ripetere quello che è già stato detto, perché obiettivamente mh, si ripetono diciamo, le stesse cose e non voglio farvi perdere tempo, però... Considerato che io sono anche nella commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e mh, immediatamente, subito tra gennaio e febbraio, quando appunto è uscito eh, il diciamo eh, documento della CNAPI, intervenni subito con il, col presidente per cercare in qualche modo di, ehm, come dire, di, di lavorare su quello che era un po' una situazione che immediatamente. Eh, creò una serie di, 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 di criticità. Io vi, mh, alla luce di quello che è stato detto, ma proprio per il come dire, per evidenziare che a mio avviso, come dicevano i colleghi, noi dobbiamo intervenire su più strade, cioè su elementi oggettivi, che credo siano quelli più importanti, dal punto di vista chiaramente nazionale, per quanto riguarda uh, tutta l'attenzione che vogliamo creare a livello, a livello di governo e quindi naturalmente facendo riferimento alla mozione. Ma io ritengo che qui dobbiamo anche fare un, un ragionamento di carattere locale in termini estremamente uh, incisivi e soprattutto creando una, un certo tipo di ulteriore attenzione, cosa che è già stata fatta, ma noi la dobbiamo riprendere, anche perché. Vi cito all'interno della relazione, che sono molte pagine, eh, è molto significativa questa cosa qui. Nella citata relazione prodotta nel corso del precedente legislatura era stata in particolare segnalata la produzione negli ultimi anni di continue revisioni delle bozze della CNAPI, anche rindondanti, come elemento in grado di trasmettere un'immagine di incertezza e di limitata trasparenza del procedimento. Gli indugi dei governi che si sono succeduti, e qui non ne faccio una questione politica, nel passato, presumibilmente dettati da ragioni politiche, l'idea di consultazione pubblica comporta impegni rilevanti, in alcuni casi notevole difficoltà, inserite in insite nel processo che porta all'accettazione delle decisioni, hanno determinato fino a tutto il 2020 una situazione di stallo. In assenza di decisioni, con il trascorrere del tempo, si sono tra determinate variazioni dei luoghi legate a circostanze specifiche, connesse ad esempio alla gestione dei territori da parte degli enti locali, che possono essere state tra le ragioni che hanno determinato necessità di dar corso agli aggiornamenti su segnalati. Cosa significa questo? Significa che sostanzialmente, voglio dire, dal 2015, quando iniziò tutto il lavoro, di fatto ci fu solo ed esclusivamente un'azione di carattere politico per spostare la situazione in qualche modo da un contesto all'altro, per essere molto pratici. Allora, o noi, considerato che siamo di fatto la regione che rischia di pagare dazio pesantemente, o creiamo una mobilitazione regionale estremamente pesante. E incisiva poi facendo un lavoro naturalmente di tutto l'arco costituzionale su scala nazionale o altrimenti da qualche parte voglio dire la situazione naturalmente dobbiamo, la, dobbiamo, ce la dobbiamo prendere fermo restando quello che è stato detto che se c'è qualcuno che di fatto vuole accogliere la situazione che ritiene di essere già stato comunque o quantomeno di avere un territorio compromesso Ben venga, si affronta, però non dobbiamo creare un senso di attenzione in questo perché lo dicevo giustamente, l'avete detto tutti sulla questione del seminario. Alla fine, il seminario è un elemento formale, un atto formale dove ti prendono per il culo e alla fine sostanzialmente si arriva, arriva all'obiettivo finale, diciamo, facendoti vedere che è stato fatto tutto l'Italia. Punto. Tutto il resto è semplice filosofia. Quindi, noi o creiamo un'azione congiunta di questi termini o alla fine da qualche parte ce lo mettono senza poter fare nulla. Io credo che questa sia la strada. La disponibilità è totale nelle due, nelle due, nel due ali del Parlamento, però ritengo che questo vada fatto immediatamente per creare comunque, alzare il livello di pressione io credo che poi alla fine, considerato proprio l'invasività che la regione Piemonte in qualche modo ha avuto, credo che a questo punto dobbiamo creare un'attenzione di carattere generale proprio a livello, a livello di movimentazione. Ecco, fermo restando che tutto il lavoro che è stato fatto, che avete fatto, è positivo. Però io ritengo che se non facciamo questo, veramente l'attenzione rischia comunque di, 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 di cadere e alla fine, alla fine vanno avanti senza guardare in faccia nessuno. Grazie. Grazie mille. Allora, io adesso farei intervenire, siamo, torniamo un attimo alla scaletta originale e tornerei a, vorrei dare voce alla nostra provincia nella, nella persona della consigliera Antonella Cermelli. Grazie mille. Sì, buongiorno a tutti. Io porto il saluto del presidente della provincia Gianfranco Baldi. Grazie a tutti voi, buongiorno a tutti. Eh, un breve riassunto, ma è, è dovuto di quello che è stato il lavoro della provincia. Allora, il Deposito Nazionale è un'infrastruttura ambientale di superficie che permetterà di stoccare i rifiuti radioattivi italiani oggi contenuti all'interno di decine di depositi temporanei presenti nel Paese, generati dall'esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari e delle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca. Sulla base dei criteri di localizzazione definiti dall'ente di controllo ISPRA, oggi ISIN, Sogin ha predisposto la proposta di CNAPI, Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee. I criteri di localizzazione sono suddivisi in criteri di esclusione e criteri di approfondimento. E fin dal 5 gennaio 2021 Sogin ha pubblicato sul proprio sito internet depositonazionale.it la CNAPI. Si è aperta in fase di consolidazione pubblica in cui le regioni, gli enti locali e tutti i soggetti portatori di interessi potevano formulare e trasmettere a Soggi nei successivi 180 giorni osservazioni e proposte tecniche, sia alla CNAPI sul progetto preliminare. In questa fase la provincia di Alessandria si è attivata con tutti i comuni interessati dalla localizzazione dei siti come abbiamo più volte ripetuto, sono sei in provincia di Alessandria, tramite un tavolo tecnico provinciale al quale hanno partecipato i responsabili dei servizi interni, come il servizio eh, energia, il servizio risorse idriche, il servizio cave, il servizio pianificazione territoriale, il servizio valorizzazione ed educazione ambientale, unitamente ai tecnici dei singoli comuni. Con i professionisti eventualmente incaricati e alle associazioni di categoria, quali Confagricoltura e Coldiretti. Scopo di tale tavola è stato quello di unire le forze, condividendo le informazioni disponibili e coordinare la documentazione da presentare a Sogin. Alla fine di giugno, la provincia di Alessandria ha quindi inviato le proprie osservazioni, suddivise in due documenti: osservazioni in merito alla procedura e alla stesura della CNAPI e osservazioni in merito alle aree potenzialmente individuate dalla CNAPI. Le osservazioni in merito alla procedura per la stesura della CNAPI contengono una serie di riflessioni generali riguardanti i vari criteri di esclusione e di approfondimento previsti e l'applicazione degli stessi sul nostro territorio. Nello specifico è emersa da parte di Sogin un'analisi estremamente superficiale dei dati ambientali disponibili. E in alcuni casi una non corretta interpretazione degli stessi, che ha comportato un'erronea attribuzione dei criteri. A titolo esemplificativo, non sono stati minimamente tenuti in considerazione gli aspetti idrogeologici relativi alla soggiacenza delle falde e alla presenza di pozzi allo scopo idropotabile, e neppure per quanto attiene agli aspetti urbanistici e di pianificazione territoriale sono state adeguatamente stimate le distanze dalle aree dei centri abitati o la presenza degli edifici residenziali all'interno delle stesse. Analogamente, SOGIN non ha tenuto conto relativamente ai criteri di approfondimento alla presenza di numerosi istituti faunistici, quali osi di protezione e zone di ripopolamento e cattura localizzati all'interno o in prossimità delle aree individuate dalla CNAPI. Basti pensare al sito AL14, che poi sono i comuni di Quarniento e Fubine, dove ricade totalmente all'interno della zona cinofila La Tollara, riconosciuta come una delle più importanti zone cinofile a livello nazionale e internazionale. Paramenti relativamente alle produzioni agricole, non sono state prese in considerazione le aree di alto e elevato interesse agronomico, tutelate anche a livello regionale. Attraverso gli strumenti di pianificazione che riconoscono queste aree come risorse insostituibili per lo sviluppo sostenibile della regione. Ho quasi concluso, sarò che brevissima. Altro, con che, il documento perché abbiamo la chiamata del ah, vicepresidente della Regione. Eh, vi, vi dirò che eh, con il documento di osservazione in merito alle aree potenzialmente idonee invece si è presa in esame ogni piccola area localizzata sul territorio provinciale. Individuata dalla CNAPI per Bosco Marengo il sito Al 1 e A2 e ciascun sito sono state esplicitate le problematiche emerse in tutte le aree. Eh, lunedì, come ben sappiamo, a tal proposito, si trarà la seduta dedicata alla Regione Piemonte. Eh, e Nel seminario eh, la, il nostro ingegnere Elena Biorgi, responsabile del Servizio di energia e tutela della qualità dell'aria, farà il suo intervento. Con l'augurio che i nostri criteri vengano presi in considerazione e vi ringrazio. Grazie. Mi lascio la parola. Tra l'altro abbiamo anche ricevuto sul canale YouTube un messaggio dell'assessore Protopava che potrebbe anche riuscire a raggiungerci. Aveva declinato l'invito inizialmente per impegni già presi in un'altra zona del Piemonte, ma sembra che possa ciao Fabio, dov'è? È il tuo turno. Se vuoi ti metto in viva voce così puoi fare il tuo intervento. Bene, Beh, il vicepresidente della regione. Fabio Cavossi. Benvenuto. Eccoci, buongiorno a tutti. Non ho idea di quanta gente ci sia, ma insomma, per, per pochi o tanti vi ringrazio di, di avermi chiamato e soprattutto vi ringrazio per quello che state facendo perché per noi tutti, insomma soprattutto chi abita in quella zona, ma per noi tutti è un momento di grande attenzione, come sapete, e quindi davvero grazie ad Alessandro e a tutti voi per quello che state facendo. Non ho ascoltato i vostri discorsi, quindi non ho idea se ci sono dei cambiamenti rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, però ecco, quello che vi posso dire io da parte nostra della Regione, non abbiamo altre novità o perlomeno che sappia io rispetto all'ultima volta, quindi... I, I dati che abbiamo comunicato, come sapevate, erano che queste zone non erano assolutamente zone idonee a, diciamo, a ricevere questo tipo di, di aziende e soprattutto per un motivo che ci siamo sempre detti, per un motivo turistico e poi per un motivo anche in alcune zone legato a vicinanza di fiumi, autostrade e zone residenziali. Quindi crediamo che insomma, la persuasione in questo senso sia andata abbastanza bene. Io non so se adesso eh, se tu Alessandro o voi avete qualche altra, altra novità diciamo in riferimento però ecco questo è quello che posso dirvi e garantirvi so che ci sono altre zone del Piemonte dove si erano così un po' fatte avanti ma eh, da allora non abbiamo più saputo nulla mi sono perso qualcosa avete qualcos'altro che magari volete dirmi voi Alessandro? Sì anche volevamo chiederti lo chiede l'onorevole Fornavo che è qua presente Sì ciao ciao se la, se la regione viene sentita lunedì, cioè nell'elenco, perché lunedì c'è il seminario nazionale, e, uh, dove tutti i soggetti portatori di interesse e, uh, vengono sentiti. Quindi immagino che ci sia anche la sessione dedicata alla regione. Sì, non ci sono, io non, non avevo nessuna informazione al riguardo, provo a sentire Marnati, che chiaramente segue la parte ambientale, o l'ingegner Crotta, la nostra dirigente, però eh... mi dicono. Marnati. Beh, ma Marnati, da quello che ti posso dire io è, è la linea che abbiamo così, l'ultima volta che ne avevamo parlato era proprio quella che vi ho detto adesso, quindi so che c'era stata la zona come sapete tra Trino e Vercelli che si erano tra virgolette candidate, erano anche loro non troppo idonee ma questa era la zona dove così si erano candidati, eh, questo era quello che sapevo io ma ti parlo dell'ultima riunione quindi risale ormai a qualche mese fa e per quanto riguarda la vostra situazione eh, mi sembra che insomma, come sia stato comunicato che non non, non, assolutamente non eravamo d'accordo, ma proprio a livello tecnico, quindi non è tanto un parere politico, ma era stata come dire, smontata la tesi comunicando quello che ci siamo detti più volte e quello che dicevo prima. Adesso eh, sento eventualmente Marnati, se ha qualche novità o che tipo di intervento vorrà fare, poi magari ti mando un messaggio così tu poi lo puoi girare a caporare dagli altri. Va bene, grazie mille fate, okay. grazie mille. È sempre un piacere, figurati. Allora buona, buon sabato a tutti, buon weekend. Eh, se ci sono novità io mando un messaggio a te così puoi notarlo a tutti i, i partecipanti e gli amici. E se c'è qualche novità fatemi sapere. Grazie mille. Grazie, per mille. grazie, mille. grazie, grazie mille. Grazie a mille. voi. Perfetto. Sì, sì. Hanno dato tutti gli interventi ieri. Noi abbiamo ricevuto la scaletta. No, la, sì, collegamento... no assolutamente no, scherziamo. Ce lo di lunedì mattina. mattina. E tra l'altro c'è anche scritto che potrebbe variare l'orario, insomma, dobbiamo stare incollati praticamente dalla, da quando iniziano i lavori. È arrivata. Eh, ah, la scaletta è arrivata. No, no, è arrivato? Sì, sì, a me non è arrivato. Ma magari a neanche, se io, una qualcosa, magari durante, la durante queste ore? Bene, dopo aver sentito il vicepresidente della Regione Piemonte, io eh, chiederei un intervento del consigliere regionale Mimoravetti, che tanto si è interessato di questa situazione. e Grazie. Grazie. Allora, eh, intanto parto in maniera molto veloce da una considerazione. Eh, Sogin non è un soggetto privato. Sogin è un ente strumentale interamente partecipato dal Ministero, ecco, che si muove in nome per conto del Ministero. Ho capito oggi che il Governo, però, si, si muove in maniera autonoma rispetto al Parlamento. Questo mi preoccupa molto. No? Rileggendo la nostra carta costituzionale, ecco, questo, questa è una preoccupazione perché stiamo parlando del governo, non stiamo parlando di un soggetto privato eh, che convoca che, che, nelle modalità che convoca, che utilizza. No, quello che posso permettermi di mh, lo permetteranno i, col, i, i parlamentari. Forse è arrivato il tempo di riflettere su una modifica, ecco, insomma, della qualità della partecipazione eh, della popolazione più o meno organizzata nella realizzazione delle opere di interesse pubblico. Forse è arrivato il momento di riflettere sulla utilità del dibattito pubblico eh, in una norma eh, formalmente caratterizzata, ecco, un po' come succede in Francia. Cos'è meno? Nessuno si inventa delle opzioni, ma sono codificate. sono codificate, perché non è che qualcuno oggi in Italia è obbligato. E noi oggi dovremmo invece proporre una legge che in questo senso eh, inserisca eh, la voce popolare nelle forme organizzate che si deciderà di utilizzare per incidere sulle scelte che hanno una ricaduta pubblica opere pubbliche di certe dimensioni eccetera 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 cosa meno mettiamo ai margini anche un po' delle questioni che ho sentito oggi dove tutti possono partecipare a qualsiasi tipo di discussione Quel, diciamo che ci siamo dimenti ab abbiamo dimenticato il tempo che diciamo, ognuno poteva permettersi di dire qualsiasi cosa anche se non era competente diciamo, abbiamo superato quella fase lì abbiamo superato quella fase lì credo di aver capito no? E quindi io credo che il confronto tecnico debba essere un confronto fondamentale e che i tecnici di Sogin debbano ascoltare molto più di quanto hanno fatto fino ad oggi o rilevato le analisi che arrivano dai territori di natura tecnica. Di natura tecnica. Il confronto deve essere ancora più approfondito. Noi dobbiamo fare il possibile perché questo avvenga. Ecco, adesso però. Vado alle questioni di natura politica, per quelle che sono le mie competenze per un cinquantesimo, essendo uno dei 51 consiglieri regionali del Piemonte. E sono interessato alla difesa degli interessi dell'intero Piemonte. Per cui io dico non solo no al deposito qui a Bosco Marengo, ma voglio essere molto chiaro, non eh? dico ai signori e alle signore giornaliste ancora in sala. Nessuna autocandidatura del Piemonte, voglio essere molto chiaro in questo senso, nessuno apra l'uscio ad autocandidature di zone del Piemonte, che provengono da zone del Piemonte. Perché per le ragioni che sono state dette prima, e il piano è quello politico, ovviamente, che si aggiunge a quello tecnico, non ci sono le condizioni in Piemonte per, per ospitare un deposito di scorie nucleari. No, perché se vogliamo condizionare, per caso qualcuno avesse intenzione di condizionare questo dibattito sul piano politico con la priorità alla, alla scelta politica, io non vorrei che questo territorio provinciale alessandrino dovesse scontare il peso degli effetti di scelte che qualcuno potrebbe compiere ai confini del nostro territorio. Sono stato chiaro su questo punto, cioè non ci si batte in maniera differ differente, quello che diciamo qui lo diciamo anche in altre zone della nostra provincia, nello stesso modo. Perché altrimenti la discussione non è una discussione, diciamo de del tutto completa. La metto così, chiudo su un ultimo, su un ultimo punto. Eh, il professore, persona che stimo, mi, mi ha convinto eh, su, nel suo intervento, e anche, ma lo aveva già fatto anche quest'estate qui, nel, nel piazzale Fuori. Lo, lo ringrazio per aver ripreso alcuni temi molto significativi. E, io sono un po' di cose, ma non sono la, eh, il difensore di Cingolani, ecco, lo dico subito perché non, dico però che. Noi oggi abbiamo a che fare con un'ipotesi un di contenitore di rifiuti dell'esistente, dell già dell'esistente. Eh, lei ci ha portato a riflettere sulle opzioni che riguardano la produzione di energia per il futuro. Eh, la metto su questo piano. Sono d'accordo con lei, non mi rassicura affatto ciò che sta avvenendo in Italia e in particolare sul nostro territorio, anche a Boscomarengo, Frugarolo, l'obiettivo di produrre energia con centinaia, centinaia e centinaia di ettari di terreno sottratti all'agricoltura e consegnati al fotovoltaico. Grazie Mimmo, come sempre diretto, conciso, benissimo. Quindi lascerei la parola al consigliere regionale Sean Sacco per dare l'ultimo contributo a questo incontro. L'ultimo, sì, se, se i sindaci non vorranno inter intervenire nel caso volessero farlo, si preparino. Certo, Beh, intanto anch'io ringrazio tutti... Per essere intervenuti questa mattina. Appena arrivata, eh, ormai un po' di mesi fa, la, la, la pubblicazione della CNAPI, che devo dire mh, per tanti è stato un fulmine a ciel sereno, ma in realtà, in realtà si aspettava la pubblicazione di questa CNAPI perché eravamo in super ritardo rispetto all'indicazione di, eh, di, un, di, un, di un centro unico. Con il problema che è stato sottolineato da diversi eh, oratori questa mattina, che ricordiamo che l'80% delle scorie attualmente presenti in Italia ce l'abbiamo in Piemonte in delle situazioni assolutamente instabili e fino ad adesso abbiamo corso questo rischio. Poi c'è stata la pubblicazione della CNAPI e subito ho chiesto un consiglio regionale aperto, ho detto confrontiamoci con questa cosa qui, facciamo intervenire i sindaci cerchiamo di capire in che modo possiamo anche aiutare i sindaci per fare delle contradduzioni poi passano i mesi e piano piano sembrano diciamo, svanire le opportunità di realizzazione di questa opera in alcuni luoghi d'Italia che erano inseriti nella CNAPI faccio un esempio, la Sardegna Sardegna posto bellissimo, ma dal punto, di vista, eh, dal punto di vista geologico è estremamente stabile. Però hanno detto eh, non, Sardegna non lo possiamo fare perché dobbiamo portarcela in nave. Ma come pensavate di portarla? Cioè, allora perché, come mai è stata inserita all'interno dei luoghi potenzialmente idonei? Se il problema è il trasporto in nave, non è idoneo. Poi, salta all'occhio in effetti il fatto che eh, diciamo, ci siano delle, una forte concentrazione nella nostra, nella nostra regione forse, tra l'altro leggendo anche, ascoltando anche l'intervento eh, dell'onorevole Berutti, mi, mi preoccupa quello che diciamo, è stato riportato perché vuol dire che fino ad adesso abbiamo speso anche ingenti risorse pubbliche oltre del tempo perso che noi in Piemonte abbiamo rischiato mantenendo queste scorie queste scorie sul nostro, sul nostro territorio nelle more di questa, di questa decisione per spostare da quello che era diciamo, un intervento dal punto di vista tecnico a quello che è sembrato diciamo, diventare sempre più un intervento dal punto di vista politico ma la politica deve stare molto attenta quando si parla di questi aspetti, perché non stiamo decidendo dove costruire un parco giochi, stiamo decidendo dove costruire l'unico deposito eh, di scorie nucleari in Italia che avrà il compito di custodire queste scorie per le prossime centinaia di anni, sperando che si trovi anche un deposito a livello europeo per quella ad alta intensità, in modo che almeno ci gestiamo solamente quelle dei centri di ricerca e quelle della medicina nucleare. Ma poi c'è anche un altro aspetto. Una volta stoccati tutti questi, questi materiali che attualmente sono già eh, stati prodotti anche dal nostro passato nucleare. Poi bisogna anche stoccare tutti quelli che verranno ancora prodotti perché abbiamo ancora diciamo, tutte le scorie a bassa... Sono, mi permetto di fare un appunto: non sono solo quelli prodotti nel passato, noi avremo il compito di custodire anche quelli a medio-bassa esatto. resistenza. Arrivava ah, esattamente ecco, a questo: prodotti a oggi. Esattamente, arrivava proprio a questo. E la maggior parte vengono prodotti dalla medicina nucleare nei vari ospedali e in alcuni centri di ricerca. e Ricordo che il, il Piemonte è in alto a sinistra nella cartina geografica, quindi anche dal punto di vista logistico. Non mi sembra diciamo, una, una grossa scelta, oltre a tutti gli aspetti che non vado a sottolineare di nuovo, che sono stati egregiamente eh, eh, sottolineati prima. Ma chiudo dicendo una cosa: se alla fine di tutto questo processo verrà individuato un'autocandidatura di un luogo che non era fra i luoghi potenzialmente idonei, allora c'è un grosso problema. C'è un grosso problema dal punto di vista eh, di sicurezza e dal punto di vista di metodo. Perché se viene fuori un luogo che risulta il più idoneo d'Italia, che non era nella CNAPI, allora cosa l'abbiamo fatta fare questa, questa CNAPI? Se invece viene fuori che ci sono dei luoghi all'interno della CNAPI che non sono assolutamente idonei, come sta venendo fuori, è <ride> un ulteriore problema. Allora, magari, visto che... Eh, diciamo, siamo, siamo già in forte ritardo, ma eh, diciamo, una decisione affrettata ci, ci comporterebbe magari eh, un ulteriore problema, perché poi, come giustamente diceva anche qualche sindaco, non possiamo realizzare un'opera che sta a bagno per, per decenni proprio per il problema di falde, di falde che abbiamo. Ma allora chiudo con una, con una provocazione, cioè interroghiamoci. Eh, Sull'intervento della politica su quelle che sono le scelte tecniche. Perché a volte diciamo, hanno, hanno creato delle problematiche e questa CNAPI nasce già fallata. Forse diciamo da, da interventi che non sono sufficientemente tecnici. E mi chiudo qua. Grazie mille, consigliere, grazie mille. Signori sindaci del territorio presenti, avete intenzione di. perfetto. Il sindaco di Frugarolo, Tino Valdenassi. Buongiorno a tutti e grazie al comune di Bosco Marengo per aver organizzato questa giornata e ai comitati che sono partecipi. Ringrazio naturalmente gli onorevoli e tutti gli altri personaggi presenti. Allora, Frugarolo è interessato con l'area AL2 che ricade per due terzi su Frugarolo e un terzo su Bosco Marengo. Tralasciamo tutto quello che è stato detto che condivido pienamente. Volevo solo portare la vostra attenzione appunto sul seminario nazionale che, come giustamente faceva notare l'avvocato Provera, dovrebbe essere il momento di confronto con i cittadini, un momento che è dettato da una legge, mi pare, la 152, se non sbaglio sulla base della quale abbiamo avuto modo di testarlo questo, in questo momento perché quando abbiamo avuto qualche anno fa il problema della discarica è stato proprio l'occasione per far interloquire i cittadini con coloro che proponevano l'attività della discarica e c'è stato un confronto serio perché i cittadini in parte sono stati interpellati hanno posto dei quesiti chi proponeva la discarica ha portato i materiali sul tavolo ha dimostrato quello che voleva fare poi ha avuto ragione la natura, perché durante tutta questa discussione il sito dove si voleva insediare questa discarica è stato pesantemente alluvionato e ha dimostrato la natura che in quel posto non bisognava fare la discarica. Allora, a Frugarolo, l'area che ricade per due terzi sul nostro territorio, è stata pesantemente alluvionata nel 2019. E io sono stupito che in occasione di un seminario nazionale dove si dice a livello normativo che ci deve essere un confronto, addirittura noi le istituzioni siamo chiamati ad intervenire soltanto una persona con nove minuti e sei slide. Abbiamo dovuto concordare con il Comune di bosco marengo che il mio collega Gianfranco Gazzaniga fa un intervento politico e io devo cedere il passo all'Università di Genova che ha, che ha fatto tutti gli studi su questi siti. Questa è una cosa che ci dovrebbe anche far pensare da politici per quale motivi poi quando ci sono le elezioni i cittadini non vanno a votare. Allora benvenga la proposta dell'onorevole Berruti, chiamiamo i cittadini, facciamoci parte dirigente affinché possano partecipare e siamo noi a condurre in questa partecipazione che sappiano che c'è un seminario nazionale che si sta svolgendo, cosa sta facendo Sogin e cosa stiamo facendo noi per salvaguardare i nostri territori. Perché ad oggi, se non ci fosse stata questa importante manifestazione, i Max Media non hanno speso una riga per dire che è in corso dal 5 settembre un seminario nazionale su questi siti. Cioè, io di questo sono veramente allibito. Quindi, Portiamo avanti questo percorso, vi ringrazio per il tempo che mi avete dato e spero che tutti insieme possiamo proseguire e fare in modo che i cittadini e Sogin capiscano che questo è un territorio che non perché non vuole il deposito nazionale, ha delle motivazioni sulla base delle quali il deposito nazionale forse sarebbe opportuno non farlo qui. Perché abbiamo un'industria che è entrato adesso eh, il nostro consigliere regionale. Eh, scusate l'assessore Protopapa all'agricoltura, parliamo di prodotti a chilometro zero. Abbiamo la Tomato Farm che è una realtà del nostro territorio a 5 km da Bosco, Marengo e Frugarolo. Le aziende agricole si sono strutturate per produrre il pomodoro da industria, fanno un pomodoro di forte qualità, lo trasportano gli agricoltori con i propri mezzi alla Tomato Farm per ridurre i consumi e per risparmiare sui trasporti. Abbiamo un'attività a chilometro zero. Abbiamo gli spinaci che li portano a San Giuliano Nuovo e parliamo di fare un deposito nazionale di rifiuti nucleari. Dove diciamo in un'altra normativa che dobbiamo scrivere sull'etichetta dei nostri prodotti la provenienza e la filiera. Sfido chiunque a comprare la salsa oppure gli spinaci che provengono da una filiera dove sarà corta perché sarà a chilometro zero, ma abbiamo un deposito nucleare. Valorizziamo questi aspetti e facciamoci sentire. Vi ringrazio. Grazie mille, Tino. Gentilissimo. Inviterei a intervenire l'assessore Protopapa che ci ha raggiunti. Grazie mille, grazie del messaggio mandato su Facebook. Gentilissimo. Grazie. Dovrebbe funzionare? Sì, grazie. Un saluto a tutti, sì, scusate il ritardo, ma vi ho ascoltato sulla, su Facebook, anche se eravate un po' in ritardo come trasmissione, non so quante persone hanno parlato dopo il collega Sacco. Ehm, dunque, il problema naturalmente l'avete sviscerato, l'avete motivato come un problema che eh, ci ha messo un po' tutti alle corde nelle decisioni, soprattutto nel metodo di come è stato proposto, come... Coinvolgimento di un territorio che già è particolarmente compromesso. ciao Il problema, più che altro nostro come regione, è quello naturalmente di allinearci e condividere tutto quello che è la politica, dal, dal, dai sindaci ad arrivare alle onorevoli, quindi di conseguenza tutti quelli del territorio vorranno fare. Da adesso in poi, ma quello che è già stato fatto, soprattutto come agricoltura, ne è stato citato in vari interventi: noi siamo coinvolti soprattutto perché abbiamo anche sopra in queste aree delle eh, coltivazioni ad ortaggi, coltivazioni che sono soprattutto esigenti di acqua, esigenti di, quindi di approvvigionamenti che sono sicuramente le più deboli per essere eh, quindi nell'immediato compromesse da eventuali fattori che potrebbero venirsi a creare. Non vuol dire che siamo sicuramente meritevoli di avere più ragioni rispetto a delle altre, ma intanto è un dato di fatto. Quindi di conseguenza noi siamo sicuramente contrari, ma noi siamo contrari anche al metodo che c'è stato proposto come un metodo di scontato di essere una cosa non tanto valutata, soprattutto quando poteva esserci un passaggio preliminare, anche solamente tecnico. È logico che poi probabilmente hanno approfittato di dire il meno possibile e far presentare il tutto a fatto compiuto, perché probabilmente certe reazioni sarebbero state anticipate ma non è neanche giusto questo. Quindi di conseguenza noi come Regione lunedì dovremmo essere probabilmente coinvolti col collega Marnati, ma soprattutto noi come Regione, ribadisco, vogliamo essere allineati con le scelte del territorio. Ci sono delle norme, ci sono delle leggi, capiamo che ultimamente le discariche, chissà perché, abbiano un brutto presentimento. Sempre di più stanno diventando anche eh, realizzabili. Dico questo perché ne abbiamo un esempio anche vicino, partendo da Sezzadio, con tutte le, le attività che sono state fatte dalle popolazioni, dalle istituzioni, però intanto l'hanno realizzata. Questo ci faccia soprattutto in questo momento alzare ulteriormente la guardia, di non dar per scontato che certe cose tanto non saranno fatte perché oggi si sta creando qualcosa di diverso. C'è una cosa da dire, che la regione sta... Creando e grazie appunto all'attività dell'assessorato all'ambiente delle nuove regole e dei nuovi procedimenti, perché? perché saranno sicuramente di più attenti alle aree. Adesso ne faccio un esempio su tutti: non è ahimè, perché poteva essere già un modo per dire c'è la soluzione, c'è un'altra discarica nei territori della 40 Quaranti Fontanile, che. Sembra che ci possa essere come un'opportunità in quel senso, forse l'esistenza del territorio UNESCO potrebbe debellare ogni tipo di problematica e preoccupazione. Noi abbiamo altre situazioni da affrontare, affrontiamole insieme e ci troverete. Grazie. Grazie mille. Qualche altro sindaco presente che voglia intervenire? Penso che abbiamo esaurito gli argomenti a disposizione eh, senza e non dovremmo rischiare di essere ridondanti. Insomma, durante questa conferenza stampa eh, sono venute fuori diverse eh, diverse motivazioni. Eh, e diverse motivazioni per quanto riguarda questo no, e una, un fermo fronte comune. E sono stati aggiunti anche altri, altri argomenti su cui riflettere. Ringrazio per esempio Tino per il discorso del suolo agricolo sacrificato alle, agli impianti fotovoltaici, eh, alla, alla vicinanza di queste discariche che sì, ci son, ne abbiamo bisogno perché comunque non possiamo negare queste cose, però dobbiamo farle in modo, in modo consono. Ecco. Soprattutto parlando, tornando al discorso del deposito nazionale, io inviterei tutti a pensare che comunque questa è una scelta irreversibile e deve essere ben consapevole. Io nella mia introduzione dissi eh, poche ore fa che comunque eh, il, la Sogin dovrebbe, eh, non, dovrebbe far passare, non, do, non, non deve far passare questa decisione calata dall'alto, ma soprattutto nasconderla come intanto fa, lo faranno già dove hanno deciso. Non è così, non è così, eh, non deve essere così. Non deve essere così per un discorso di dibattito che non c'è stato, tanto per capirci, perché, eh, ripeto, dieci mesi di attesa in cui fatti di attesa, attesa e attesa e zero dibattito. Non è così che si fa in un paese democratico come l'Italia. Grazie mille a tutti per essere intervenuti.